Ciao a tutti, in questo video voglio parlare del superamento dell'illusione d'amore. Perché spesso noi ci coinvolgiamo, ci innamoriamo, in realtà crediamo di essere innamorati, ma stiamo vivendo un'illusione. E spesso procuriamo la stessa illusione alle altre persone. Quindi, se vogliamo riuscire a vivere bene le relazioni sentimentali, dobbiamo andare oltre l'illusione d'amore. Perché l'illusione d'amore genera comunque sofferenza e ogni volta che noi restiamo bloccati, diciamo, in un'illusione d'amore, non riusciremo mai a essere soddisfatti, non riusciremo mai a essere appagati, sentiremo dentro qualcosa che non funziona. Anche se riusciamo a coinvolgere le altre persone attraverso un'illusione d'amore, di fatto non ne saremo soddisfatti, perché si crea una sorta di incantesimo e questo incantesimo in realtà non produce a lungo termine, diciamo, una relazione che possa durare nel tempo. Ora, è ovvio che dipende molto dal nostro obiettivo. Se il nostro obiettivo è quello di avere una relazione a breve termine, se il nostro obiettivo è quello di, diciamo, conquistare rapidamente, allora possiamo utilizzare le strategie per procurare illusione d'amore e amplificando quindi i turbamenti che vive la persona, amplificando quelli che sono le aree distoniche della persona. Ma se vogliamo invece qualcosa di più, se vogliamo trascendere, diciamo, la pura seduzione, invece dobbiamo imparare ad andare oltre. Andare oltre cosa significa? Significa sempre produrre emozioni, significa sempre viverci emozioni, ma non più le emozioni legate ai turbamenti compressi. E quindi dobbiamo agire su due fronti fondamentalmente. Verso noi stessi dobbiamo avere la capacità di chiudere quelli che sono i nostri turbamenti, perché se non riusciamo a chiuderli, e bene o male verranno sempre fuori. Quindi, cosa importante e fondamentale per superare l'illusione d'amore è chiudere i propri turbamenti. E come si fa a chiudere i turbamenti? Beh, intanto fatemi passare un piccolo spot, lo spiegherò in dettaglio venerdì 28 ottobre a Torino all'Educatore della Provvidenza. Chi volesse partecipare a questo mio seminario in corso 3013 alle 20:45. Può comunque trovare le info nel box e comunque contattarmi al 333 15 11 703 e spiegherò appunto come andare oltre l'illusione d'amore e quindi chiudere i propri turbamenti. Noi possiamo chiudere i nostri turbamenti in modo molto semplice. Intanto dobbiamo in prima istanza dobbiamo riconoscere che esistono. I turbamenti sono delle emozioni compresse, sono delle coazioni a ripetere che si manifestano nel tempo. Se, saluto tutte le persone collegate. Se riusciamo a chiuderli anche in modo molto rapido e anche in modo molto semplice, perché in realtà noi abbiamo le capacità, siamo strutturati per farlo, soltanto che spesso non lo facciamo perché ci lasciamo un po' coinvolgere dal turbamento, ci lasciamo trascinare dalle onde. Alle volte ci troviamo in un mare in tempesta e anziché cercare rifugio, continuiamo, diciamo così, a naufragare in questo mare in tempesta. E chiudere i turbamenti vuol dire prendere atto che esistono e non possiamo prendere atto che esistono nel momento in cui viviamo una sofferenza, nel momento in cui viviamo questa che si chiama illusione d'amore, perché l'illusione d'amore è sempre una sofferenza. Nel momento in cui abbiamo preso atto che esiste questa sofferenza e non serve andare a cercare a rimvangare, a ravanare nel passato cercando qualcosa che di fatto magari non si riesce a trovare da un punto di vista cognitivo, da un punto di vista razionale. Dobbiamo semplicemente lasciarci trascinare dall'emotività, lasciarci trascinare dall'emozione. Questa emozione ci porterà naturalmente all'origine del tutto, ci porterà naturalmente nel Sancta Sanctorum dei turbamenti. E nel momento in cui arriviamo lì, e ci arriviamo spontaneamente, ci arriviamo naturalmente, senza colpo ferire, basta lasciarsi andare e avere come stella polare, come faro guida la sofferenza. Quindi è un modo diverso per vivere positivamente qualcosa che è negativo. Questa è la grande rivoluzionaria scoperta che credo sia utile divulgare. Nel momento in cui noi viviamo una sofferenza, ci lasciamo andare alle origini, arriveremo naturalmente ad un punto in cui avremo delle immagini oppure delle sensazioni oppure soltanto delle percezioni. Ecco, si tratta di far venire fuori queste immagini, non chiuderle, non lasciarle chiuse, farle venire fuori. E
alle immagini, se siamo in uno stato di rilassamento, sono sempre connesse delle emozioni. Per cui, una volta tirata fuori queste emozioni, sarà sufficiente viverla e ristrutturarla. Viverla cosa vuol dire? Vuol dire lasciarla venire fuori, non chiuderla, non nasconderla. E ristrutturarla significa dargli una valenza positiva. Il viverlo è un compito della sfera emotiva. Il ristrutturarla, dandogli una valenza positiva, è invece un compito della sfera cognitiva. E noi possiamo ristrutturare veramente qualunque cosa, perché in questo viaggio, diciamo, anziché fare un viaggio all'esterno di noi stessi, dobbiamo imparare a fare un viaggio all'interno di noi stessi. E facendo un viaggio all'interno di noi stessi, diciamo, faremo un viaggio nelle nostre memorie, perché tutto ciò che è compresso, tutto ciò che è turbamento, i nostri demoni in realtà non sono demoni reali, ma sono soltanto demoni che albergano, che vivono all'interno delle nostre memorie. E quindi la ristrutturazione di una memoria è sempre possibile se indirizziamo la nostra mente, e questa è una cosa utile che dobbiamo imparare a fare in ogni circostanza della nostra vita, è un allenamento talmente utile che secondo me è imprescindibile, diciamo, dalla felicità. Trovare sempre un aspetto positivo anche in situazioni che di fatto positive non sono, in modo tale da lasciare andare e perdonare anche chi ci ha fatto il torto, chi ci ha trattato male, ristrutturando e cogliendo l'insegnamento. Questo fatto in una situazione di rilassamento meditativo ci dà la possibilità di chiudere automaticamente il turbamento, perché il turbamento è come se si esaurisse, come se andassimo, diciamo, a esaurire quel quid di energia che era ancora rimasta bloccata, che era ancora rimasta compressa. E facendo questo facciamo anche un grande regalo alla nostra parte emotiva, perché la nostra parte emotiva si renderà conto che, stiamo comunque agendo dalla sua parte, perché anche la parte emotiva fondamentalmente non ne può più di turbamenti, non ne può più di vivere sensi di colpa, non ne può più di vivere l'abbandono, non ne può più di vivere rifiuti, di agganciarsi su queste situazioni. È ovvio che se non gli si dà nulla in cambio non potrà far altro che prendere atto che quella è l'unica fonte di alimentazione che ha, e allora si aggancerà a quello. Nel momento in cui noi riusciamo a chiudere questo turbamento, semplicemente rivivendolo in stato meditativo, potremmo dire, e ristrutturandolo da un punto di vista cognitivo, avremo, diciamo così, avremo esaurito il potere del demone, che non avrà più potenziale nei nostri confronti. E da quel momento in poi possiamo passare dall'illusione d'amore all'amore, il che significa andare ad agganciarci sulle persone che di fatto ci fanno stare bene, sulle persone che di fatto ci danno stima, considerazione, ci danno presenza, ci danno disponibilità. Questo è un fatto fondamentale, riuscire a fare questo è veramente la chiave di volta per essere felici fondamentalmente. Fare questo è sempre possibile, ma per renderlo attuabile dobbiamo fare un atto di coraggio fondamentalmente, perché qualcosa va sempre abbandonato. Quando si prende una decisione, di qualunque natura sia, decisione significa recidere qualcosa, quindi va lasciato qualcosa, va abbandonato qualcosa, ma sostituito con qualcos'altro di positivo. Questa è la vera cosa fondamentale che ci può dare il giusto appagamento. Spiegherò come fare questo nel seminario che terrò a Torino il 28 ottobre, venerdì 28 ottobre alle 20:45, l'educatore della provvidenza in corso Trento 13. Chi fosse interessato, comunque il riferimento è 333 15 11 703. E la stessa cosa, come facciamo poi a darci emozioni positive? Bene, dobbiamo semplicemente fare anche qua un viaggio all'interno di noi stessi e vedere cosa veramente ci fa battere il cuore, ma ci dà anche gioia. Questo è l'essenza dell'emozione positiva, perché chi ci fa battere il cuore, ma ci dà sofferenza, ci dà tristezza, ci dà dispiacere, e in realtà va abbandonato fondamentalmente. Invece chi ci fa battere il cuore e le situazioni, e noi non, se ci coinvolgiamo sul negativo non riusciamo a vedere il positivo. Questa è la cosa fondamentale, che diciamo che il piacere è direttamente proporzionale all'assenza del dolore. Quindi nel momento in cui noi invece siamo coinvolti su qualcosa di negativo, il positivo non riusciamo più a vederlo. Il positivo resta un qualcosa di nascosto.
Dobbiamo fare pulizia, come leggo, all'interno di noi stessi e avere il coraggio e la forza di lasciare andare tutto ciò che ci fa soffrire e di tenere tutto ciò che ci dà piacere. In questo modo, se noi riusciamo anche a capire che cosa veramente può dare gioia alle altre persone e allo stesso tempo emotività, possiamo fare lo stesso con gli altri, in modo tale che si crea un incastro d'amore e non un incastro di illusione. L'incastro d'amore è un incastro dove entrambe le persone hanno un appagamento sia cognitivo e un appagamento emotivo. Questa è la chiave di volta per superare l'illusione d'amore. Tutto parte da noi stessi, dalla capacità che abbiamo di entrare in contatto profondo, vero con noi stessi. Spiegherò molto più in dettaglio tutto questo per chi volesse, diciamo, partecipare a questo seminario, quindi come fare la comunicazione seduttiva per far innamorare e per innamorarci di chi ci dà piacere e non di chi ci dà sofferenza, dando piacere e non dando sofferenza. Tutto questo lo spiegherò in dettaglio venerdì 28 ottobre a Torino, all'Educatore della Provvidenza, in corso 3013 alle 20:45. Il riferimento è 333 15 11 703. Quindi, è importante fare questo salto quantico e passare, superare veramente l'illusione d'amore e farla diventare quello che potremmo chiamare amore, amore vero, amore reale, non finzione. Bene, per questo video è tutto e quindi do appuntamento a tutte le persone, ringrazio chi si è collegato, do appuntamento a tutte le persone venerdì 28 ottobre a Torino. Ciao a tutti.